negli altri anni, è bello ricordarlo, forse non è storico, è leggendario, ma si racconta che quando San Biagio, prima di essere martirizzato, è stato preso dalla caverna dove si era rifugiato, è stato portato in città ed è stato portato dentro il carcere, e mentre camminava verso il carcere, verso la città, tanta gente accorreva a lui per chiedere tante grazie, quel miracolo che noi conosciamo di aver salvato un bambino che stava per morire, era quasi morto, e mentre lui andava verso il carcere, quando era in carcere, ogni volta che qualcuno andava a chiedere un miracolo, una grazia, lui gli chiedeva, come segno di penitenza e anche di riconoscimento, di fare per 3 volte il giro del carcere. A questa tradizione leggendaria si lega questa bella tradizione che c'è qui a Plaesano, di fare 3 volte il giro della chiesa. E come lo fa ogni pellegrino, ogni devoto, nel giorno liturgico della festa del 3 febbraio, al termine della processione, anche il santo, portato dall'abilità dei portatori, che per 3 volte di corsa fa il giro attorno alla chiesa. E credo che la parte più bella, la parte più importante nel vedere ripetere ogni anno questo gesto, non è tanto la corsa del santo attorno alla chiesa, ma è l'inchino che San Biagio fa davanti al portone. Davanti al portone, perché dentro quel portone, dentro quella chiesa, c'è il santo dei santi, San Biagio, vescovo, martire, taumaturgo. Anche lui si inchina perché riconosce che la sua santità è un dono di Dio. Anche noi che corriamo dietro a San Biagio per chiedere qualche grazia, per chiedere qualche miracolo, anche noi ci fermiamo davanti al datore di ogni dono. Nessun santo fa miracoli, neanche la Madonna fa miracoli. Pregano per noi affinché Dio, e solo Dio, faccia il miracolo. E allora viviamolo con fede, insieme a San Biagio, se corriamo dietro a lui o se stiamo fermi, viviamolo con fede, correndo, facendo correre il nostro cuore, ma fermandoci davanti al Signore, perché è lì che c'è la fonte della grazia, la fonte della vita. E allora dal profondo del nostro cuore, ieri, oggi e sempre, è vivo San Biagio! Thank you.
Thank you.